quello che vi chiedo di fare insieme con me uno sforzo creativo, perché questa sala sostanzialmente è fatta di sanità e quindi abbiamo degli schemi. È bene avere questi schemi interni perché ci aiutano ad avere un ruolo professionale, a programmare servizi, a concepire la sanità e la salute in una certa maniera. Però questo non è sufficiente, allora bisogna un po' uscire da questi schemi, no? Provare a uscire, io cercherò con due suggestioni di farvi entrare in quello che per voi, per noi è il lavoro quotidiano e ascoltare il punto di vista degli altri. E allora nel mercoriale 2008 fummo invitati a presentare questo progetto che si fa in una cittadina a Savigliano, che è a metà strada tra Torino e Cuneo, dove i bambini di terza, quarta, quinta elementare sono i consulenti dell'ufficio tecnico del comune e dell'assessore, no? E loro hanno cominciato a disegnare le zone 30, a costruire il pedibus che è ormai conosciutissimo, ma nel 2000 era ancora una cosa un po' sperimentale, e hanno cominciato a pensare come riorganizzare il loro cortile e il loro quartiere insieme col dirigente scolastico, gli insegnanti, l'assessore alla viabilità e l'urbanistica, i tecnici dell'ufficio tecnico del comune, a ridisegnare sia l'interno della scuola che l'esterno, immaginando che fosse uno spazio che desse molte opportunità per fare movimento, per fare attività fisica. E allora ci sono questi bambini che disegnano su carta, fanno dei plastici, propongono all'assessore, al dirigente, ai genitori le loro idee e che poi dopo i grandi si prendono l'incarico di realizzare. È una sorta di, poi dopo ci sono le varie etichette di pianificazione urbana, partecipata, chiamatela come, ma non ha molta importanza. Sono loro che, in base ai loro bisogni e accompagnati in un percorso didattico educativo, individuano le soluzioni fattibili, no? E le costruiscono anche con, riscoprendo le tradizioni, il gioco delle bocce, facendo matematica, e quindi o i giochi della tradizione, dei nonni, andando in televisione facendo storia, perché la storia la puoi conoscere solo se sai che c'è la papà e la mamma, e dietro il papà e la mamma ci sono i nonni, no? Allora c'è lo scorrere del tempo, e quindi mi introduco alla storia. E questo progetto è quello che è stato raccontato nel 2008, ma aveva già 8 anni di età, e continua, perché con Incamminiamoci, vi racconto la seconda parte, molto brevemente, perché l'idea è di aumentare le possibilità di fare movimento. Allora c'era il canile, c'erano le cacche intorno alla scuola, come risolviamo questo problema? E hanno cominciato a perlustrare il territorio, fare i loro disegni, studiare le piantine, creare dei percorsi di lunghezza di 3 chilometri per cui anche i nonni potevano portare fuori intorno alla scuola il cane, mettere la raccolta dei sacchettini, le panchine al punto giusto perché la persona anziana si possa sedere, quindi hanno studiato il territorio, hanno fatto la proposta ai soliti tecnici che ormai sono disperati perché sono puntualissimi, precisissimi nella costruzione dei percorsi e poi fanno anche delle camminate con i cani del canile e così via, quindi è un altro modo di muoversi, no? Un modo creativo che parte da quelli che sono i soggetti che vivono un territorio e il loro punto di vista è il punto di vista dei deboli. Loro dicono, qui ci vogliono gli attraversamenti con le righe, perché se io sbuco e non ci sono le strisce pedonali, e io sbuco dalla macchina, l'autista come mi fa vedere? Perché io sono piccolo e la macchina mi copre, quindi sbuco all'ultimo. E quindi bisogna immaginare degli ostacoli, degli attraversamenti pedonali rialzati, in modo tale che la gente è obbligata. E quindi ci arrivano loro col loro pensiero. E questo lo fanno non perché è un progetto speciale, perché è la didattica. La scelta di questa scuola che mi imparo e mi diverto, lo slogan di questa scuola, no? È un laboratorio, ma questa come tante altre in giro per il Piemonte e per l'Italia, perché ce ne sono tantissime di queste esperienze. E quando a un certo punto hanno fatto un brainstorming per dire ma perché bisogna andare a scuola a piedi o in bicicletta, guardate cosa hanno risposto. È salutare, un modo per imparare i segnali stradali, ecologico, economico, cioè una valenza sanitaria è solo una. Hanno esplorato punti di vista diversi, interessi diversi, stiamo parlando della Carta di Toronto, capire se attraverso una co-costruzione, una co-scoperta del territorio, scoprire dei percorsi
e delle modalità di dare forma o di rigenerare il territorio in modo tale che sia percorribile in maniera autonoma da loro, ma se loro possono muoversi da soli nel territorio lo può fare chiunque, chi è sulla carrozzella, chi ha il bastone perché è anziano, per l'adulto e così via. E quando l'assessore ha risposto sì ai bambini dicendo facciamo delle grandi totem perché questi punti di raccolta del pedibus siano visibili, quei fattori sono fortissimi, sono degli ottimi consulenti, e allora l'agenzia di comunicazione ha fatto, no, il suo bozzetto, è stato bocciato alla grande dai bambini perché non si capiva bene peolibus, benvenuti nella Valle dei Piedi, diceva è una pubblicità di scarpe, guardate, guardate cosa hanno proposto loro dopo una, due volte andate e ritornate. Questo è il loro totem. E guardate il payoff, cosa ci dice? Più salute, più amici, meno inquinamento, più movimento, piedi. Noi andiamo a scuola a piedi, scusate perché non vedo molto bene di qua, troppo puntinato. No? E quindi, come dire, ci sono dei saperi nascosti nella comunità e delle risorse nascoste nella comunità che a me solleticano quando lavoro con la comunità, perché in realtà abbiamo attorno a noi un sacco di risorse che non riusciamo ad avere occhi per vedere. E le migliori evidenze e raccomandazioni, e quello andremo a vedere nella Carta di Toronto, ci dicono che bisogna coinvolgere i cittadini nel ridisegnare la propria vita quotidiana.